Simona è forse un meccanico mancato, veramente. Mi piace questo lavoro, ci sono nata, sono una donna ormai, ahimè, cinquantenne, alla guida di un'azienda che opera nel settore automotive, però automotive, veicoli commerciali, quindi camion, non è auto. Mio padre ha iniziato l'attività nel 63, quindi insomma 57-60, no? Ho perso il conto degli anni da quanto siamo operativi, siamo seconda generazione, quindi impegnativo e tanta responsabilità, perché comunque quello che ha creato mio padre deve essere da noi mantenuto e incrementato, quindi la responsabilità è molto molto più elevata. Io ho ricordi di non aver mai visto mio padre, perché era sempre fuori a riparare veicoli, non c'era mai. Però ecco, di camion, quindi era bellissimo. Quando io ero piccola andavo sempre con lui, mi caricava sugli allora veicoli all'avanguardia che avevano la trapuntina sul motore. Quindi c'era il sedile a destra del guidatore con questi sterzone, sedile di là, e io che stavo a cavallo del coperchio del motore, c'era il maniglione, stavo lì e andavo in giro con mio babbo. Da qui, quando andava nella Toscana, non è che mi portava lontano, però quando era qui sì. Mi ricordo una volta siamo andati a riparare un camion dal Nicolai, che era un'azienda qui di mangimi per animali, e avevamo un camioncino, non me lo ricordo con che mezzo eravamo, ma mio padre era talmente matto che a una curva c'era lo spazzino, allora con le scope quelle lunghe. E fa: adesso ci divertiamo, e con le ruote del veicolo gli è montato sulla scopa. Io dallo specchietto retrovisore ho questa visione di questo signore matto, e lui si divertiva e mi portava in giro. Io ho questi ricordi da bambina con lui che sono favolosi, cioè proprio, ecco, mi ha fatto vivere la meccanica. Io non ero mai in casa, quindi c'era sempre mia mamma che urlava: Simona, dobbiamo far da mangiare. Io ero sempre in officina con mio babbo, sotto i ponti, cioè a vedere quello che facevano, perché mi piaceva stare a contatto con le persone che erano in officina, perché poi raccontavano le barzellette, era tutto un divertimento, ecco.